Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di una feature molto interessante di Studio One e che riguarda il Range Tool, ossia questa piccola opzione che vediamo in alto a fianco al puntatore del mouse e che appunto viene evidenziata una volta che ci posizioniamo sopra Range Tool ed è attivata attraverso il click oppure attraverso l'opzione Range Tool in Upper Event Area. Come vediamo, una volta attivato, anche l'opzione della matita e delle sue varie funzioni di disegno vengono automaticamente associate al Range Tool. Come si utilizza? È una funzione prettamente legata all'automazione, quindi alla programmazione dell'automazione. Prendendo ad esempio l'automazione del pianoforte, quindi del volume, selezioniamo la nostra matita ed un disegno square, ad esempio, questo per creare un'automazione del volume molto rapida. Nel caso volessimo modificarla, sarà semplicissimo utilizzare il Range Tool selezionando tutta l'automazione e premendo Alt T, verrà creato il Transform. In questo modo possiamo modificare la nostra programmazione pure tenendo sempre premuto Command allargare, quindi limitare l'escursione del volume. Possiamo addirittura anche invertirla o modificarla a livello di escursione. In questo modo potremmo creare dei fade molto particolari all'interno dell'automazione stessa. Sentiamo. Lo stesso principio può essere applicato anche alla gestione del compressore sui file audio, ad esempio. Facciamo un piccolo tentativo. Quindi chiudiamo la programmazione del volume in questo modo. Aggiungiamo un controllo di gain, come ad esempio il Mix Tool. Selezioniamolo e creiamo una linea di programmazione del Mix Tool Gain. In questo caso allarghiamo leggermente la nostra visuale e facciamo sì che ad esempio le parti dinamiche più alte, come ad esempio questa, vengano abbassate leggermente, quindi creare una micro correzione su alcuni punti. Come se fosse un compressore che agisce sulla traccia, ma non utilizzando il compressore in questo caso. Una volta terminato possiamo selezionare tutto quanto, come abbiamo visto prima, Alt T, e modificare ancora più delicatamente la nostra programmazione del gain, ad esempio se fosse troppo eccessiva, o incrementarla o ridurla e quindi creare un'ulteriore programmazione del gain più flessibile. Il Transform Tool ci permette quindi di lavorare sulla programmazione e quindi sulla automazione di tutti gli eventi applicabili alla traccia in maniera estremamente creativa. Immaginate questo processo anche applicato ai sintetizzatori o agli LFO. Spero che questa lezione vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti vengono affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Ho aperto anche un account Patreon per poter sovvenzionare la realizzazione di questi video gratuiti e dove troverete altri contenuti esclusivi per gli utenti Patreon. Per il momento è tutto, ciao, a presto!